Ma quanti mozziconi? Ma quanto fumano? Ma raga. Veramente, con la forchetta lì per terra. Ma dai, no, ma che schifo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm... Oh, madonna. Ma poverino. Things have been broken from a young age, taking my soak into the masses, round my... Anch'io farei così, uguale. Oi, Capodanno cosa fate? Sarebbe figa andare a New York. Sì, però io vado a Berlino. Ah, vai a Berlino? Quanto hai pagato? E non ci inviti? Niente, ho pagato pochissimo. È solo 19 euro. Ma come hai fatto? È utilizzando il VPN Surfshark. Se ti connetti a un altro paese, per esempio io ho fatto Grecia, mi è comparso un prezzo assurdo, 19 euro per andare da Malpensa a Berlino. Figata. Se tu cerchi un biglietto e magari lo cerchi un oggi e poi domani riguardi lo stesso biglietto, loro probabilmente te lo alzano perché sanno che sei molto interessato a quel volo. Surfshark si può utilizzare anche per vedere piattaforme streaming tipo Netflix, Prime, RaiPlay, Mediaset Play, eccetera, all'estero. Però volete guardare una piattaforma streaming con dei contenuti che ci sono solo in Italia. Cosa fate? Usate Surfshark, cambiate il vostro IP. Tu sei in un altro paese, ma in realtà fingi di essere in Italia e quindi puoi usufruire di tutte le piattaforme streaming presenti in Italia. Oppure dall'Italia vuoi guardare un film, una serie che c'è solo all'estero perché Netflix l'ha messa solo su Netflix America? Puoi farlo! Fingi di essere negli Stati Uniti e la guardi. Un'altra cosa fondamentale che fa Surfshark, essendo una VPN, è proteggerti da tutte le truffe online, proteggono le tue carte di credito, quindi se la carta di credito ti viene rubata ti arriva una email di alert, guarda che ti hanno rubato i dati, blocca la tua carta, ti proteggono dal tracker della pubblicità, dai malware, fa da antivirus, quindi utilissimo per essere sicuri, per andare su internet e non avere nessun problema. E soprattutto se vi collegate a un internet del caffè, no? Sì. Stai in giro per la città, wifi aperto, all'aeroporto, che non sono sicuri. Per niente, no, sicuri. Io li uso sempre. Quindi se volete provarlo c'è il Black Friday, ragazzi, potete utilizzare il codice Coros e usarlo per super sconto fino a 6 mesi gratuiti. Non ti fregano. Ciao. Ma raga, perché sono tutti tutti in casetta e ci sono 70.000 sfide? Ma quanti sono? Buongiorno. Ciao. 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 Wow, ciao. Gente nuova. Ciao. Ciao. Cioè, ciao. È una nuova classe di amici quello. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ti immagini? Ti immagini se entrassero tutti. Zerbi e la Celentano hanno voluto fare una gara, i giudici erano i ragazzi stessi, ne è uscita una classifica, gli ultimi e penultimi classificati andassero in sfida immediata. Gli ultimi e penultimi in sfida immediata. C'è anche Stella lì. Ai rispettivi professori di appartenenza, che caso per caso decideranno se far eseguire o meno la sfida ai propri allievi. Sono 3 ballerini e 3 cantanti, quindi... Ma non ho capito, ho detto gli ultimi e penultimi, però perché sono in 3? Terzultimi, secondultimi. Ma Simone, e poi ragazzi, in tutto questo dov'è? Neanche volontà nostra, perché poi alla fine non sapevamo che questa fosse la conseguenza. Cioè, hanno fatto una classifica tra gli allievi. Gli allievi dovevano dare delle votazioni tra di loro. Se lei esce adesso è colpa dei suoi compagni. È colpa di qualcuno che... Ah, sono furbi, per creare problematiche. Questa è una cosa che guarderemo in live martedì alle 20.45. Ragazzi, su Twitch venite, seguiteci. Buongiorno. Oh, è tornato. Aetti. Allora, la Chiara, la tua sfidante è Lucia, giusto? Ok. È vero, si è tolta la felpa lei? Perché loro possono. La sfidante si toglie la felpa, tanto ha la maglia. Quindi, sotto la maglia, un'altra maglia. Ha una canottiera, perché sotto la canottiera il reggiseno in questa sfida. Al tatuaggio. E sotto il tatuaggio. È inciso nella canottiera. Le costole che creano, sai? Le costole è una forma di sfida. Lei pure con la scenografia, con i props. Partita meglio rispetto al solito a livello di cattiveria, che è un po' quello che le manca, secondo me. Ma ce l'ha messo? Ah, ci avrà il velcro. Perché se devi incastrare qualcosa, no, non ce l'ho mai. No, i gancetti. Uno. Si è tolto la gonna. Wow. Sì, però è troppo semplice sta cosa. Sì, non sta facendo niente. Ha fatto un coupé gettato di tutti e basta. Il resto erano tutti. Anche qua. È il nostro passaggio. Sì, però semplice. Comunque siamo tornati un po' sempre al vibe Barbie. Pezzo assolutamente bocciato, troppo semplice, troppo semplice. Cioè tu stai per essere eliminata e questo è il tuo best. Vediamo la ragazza, la sfidante. Te la giochi malissimo così proprio. Take it back.
Fatta una battuta di schiena, come mai? Come iniziare un pezzo, no? Allora, sì. Faccio vedere come vincere. Il mio meglio. Oh, faccio un po' di tecnica. Scusate, come? Azza grasse. Questo è molto jazz. Ma oh, bello, però era l'hanno tagliato, ma era difficile. Era difficilissimo quel passaggio dal salto non alla so pirouette. Come, chissà come l'ha chiuso. Non lo so. Perché se l'ha chiuso bene. Gary non ha libito. Raga, io ho già preso lei, Sì. Anche se è molto... Le braccia sì, sono molto da jazz. Sì, è molto modern jazz. Ci spari pure un'acrobazia. No, brava. Sì, raga. Anche fisicamente, tecnicamente c'è. La vedo un po' schematica, un po'... Tra. Cioè, sì. pezzo sequenza. Cioè, beh, proprio... per un'audizione sulla città. Un'audizione va bene. Cioè, contro di lei vince. Poi, secondo me, bisogna lavorare sulle transizioni, magari trovare anche un'altra qualità di movimento, sì, oltre a fare un po' troppo esercizio, sai. Lucia ha vinto la sfida. Infatti, ha vinto. Ah, ha vinto. Raga, sì. E non dite no, ragazzi, cioè il tuo meglio è portare un pezzo dove ti metti, togli una gonna e fai un coupé. Ovviamente non l'ha scelto lei, però, cioè gliel'avranno detto loro. Sì, vabbè, ma anche il coreografo è limitato su cosa sai fare. Lei che adesso ha mostrato di saper fare quello. Non lo so. Allora, mi dispiace tanto. Ma già lo sapeva. Sì. Si vede, che già aveva capito. Ci avviciniamo al serale comunque, era ovvio che pian piano... Con il livello che c'è di pochissime persone fino adesso, Ma poi con il livello che c'è quest'anno, Sofia, Dustin... E così abbiamo la prima ballerina uscita. Allora, tanto partiamo da Stella, come abbiamo fatto prima con Chiara. Vuoi dire qualcosa prima che Anna prenda e dica? Lei lascia la maglia, così magari viene confusa con quella nuova appena arrivata. No, immagino cosa... No, Stella, non fatela uscire, a me piace. È l'unica che canta senza autotune. Perché ti trovavo trasparente, perché ti trovavo mai calata in un pezzo, perché non riuscivi a metterci personalità. Anche Patty Seven è in sfida. Perché è vestita di rosso. Ciao, ben arrivato. Che belli questi occhiali. Anche i suoi occhiali sono in sfida. I've been so many places in my life and time. Oh, secondo me c'è il pezzo giusto. Da inglese, ha fatto bene, brava. Però è una bellissima canzone. Ho fatto gli occhiali. Ma poi brava, cioè proprio si muove solo. Sono io non riesco. Incredibile. Ma quello io succede quando sei agitato. Io faccio così. Anche... Brava, ragazzi, pazzesca, brava. Pazzesca. Brava. Martina, il tuo turno. Sì. Un stand up. Ok. Stand up comedy. Sì, adesso fa stand up comedy. Allora, quando ero piccola... Early in the morning. Ah, chissà come mai quella brava che sa cantare la mettono contro quella brava che sa cantare. Come mai? Raga, è pazzesca, ma che voce ha? Vince lei, Ma porca miseria, ma non può entrare al posto di, non lo so, di qualcun Francisco altro... Ma dite che oggi escono tutti quelli che sono in sfida? Sì, no, vabbè, tutti. No, raga, questa è pazzesca. Questa lui ha detto tutti. No, questo no. È canto, raga. No, ma no, così si canta. No, c'è l'autotune. Ma raga, canta con una facilità? Cioè, sì, la sua faccia non esprime tanta forza. Cioè, non è sforzata la faccia. Madonna, guarda la faccia di Stella. E anche un po' più di personalità, mi sa. Sì, si deve lasciare un po' andare, però sì, ci sta l'emozione... Per la prima... Della sfida, sì, sì. Ma potevate mettere lei contro qualcun altro? Ma raga, che pazza. Che pizza, è tipo Mida. Vero? O di Francisco. Wow, che bravo. Wow. Ma tanto Stella si sapeva che la facevano uscire, perché... Sì, di quelle volte poi non sono un vero fanatico a livello personale, preferisco più il crooning di Sinatra che... però di grandi voci nel senso di... Non gli veniva un altro esempio. Per tu. Il crooning di Sinatra rispetto a... Però quindi
che cosa fa vincere, di come... Dai, chi ha vinto? Mi dispiace, Stella, che Martina vince la sfida. Vabbè, questa sì, è una bomba, no. Cioè... Non doveva andare in sfida con lei. No, ragazzi, no, tranquillamente. Con Ali Francisco e sì, Mia. Sì. Che tra l'altro è lì. Che tra l'altro è lì ed è sempre ultima in classifica. Ma con Ali Francisco ci sarà uno che fa... Uno, due, tre. Sono la secca, dammi un po' di acqua. Se non esce Ali Francisco mi arrabbio, ve lo dico. Ti ringrazio anche te e tutti per questa fantastica esperienza, mi sono divertita, sono cresciuta. Hai pianto tanto anche poi. Incredibile ragazzi, ha 17 anni sta ragazza. Ti voglio bene a tutti, sono tutti bravissimi. Tu sei bravissima. Tranne Holden. che ha sbagliato il testo. Non dimentica il testo, ma arriva comunque prima classifica. Tranne quelli che vincono, che hanno i tatuaggi. L'auto. E i capelli colorati. E l'autotune. Sì, ora si sfoga lei. Sì. Sarebbe bellissimo. Voglio bene. Il sacco di Babbo Natale. Perché ha il sacco di Babbo Natale? Dà un regalino al giudice così vince. Ah. Ma lui non ha bisogno, basta fare così. A dominare, esatto. Ma se giudica Garrison, cioè... Ah, sì. Easy. Mi dici il nome prima che... Michele. Michele. Ma veramente il fratello di Simone. Allora, parto con non una bella... Sto sacco di Babbo Natale. Ma non possono dargli uno zaino. Ma veramente, una bustola, un sacco. Tieni questo, mettici la tua roba. Sai i rapinatori, sì. Da fumetto. Michele. Sì. Ti conosco, no? Non lo so. Magari erano dei trascorsi. Giudice è Nancy Berti, giudice internazionale di danze latinoamericane. Secondo me vince Nicolas. Sì, raga, non lo faranno mai uscire, Nicolas. No. Ok, lui di latino. Beh, direi che c'entra molto, latino modern. Sì. Però ha fatto un coupé così, come dice te. Ma lui è Billy Elliot. È vero. Non ho capito perché non mettere lui contro Leonardo, Giovanni. Leonardo l'anno scorso. Ho avuto un lapsus. Nicola sta già la camicia a mezza aperta. Neanche nel pezzo. Allora mettevi, lui bastava diretto. La felpa. Perché ti hai messo la camicia? La padella. La padella di Cine. Mamma mia, com'è sclerata, bellissimo. No, ha fatto bene. Sempre su Twitch, ragazzi. The story of my life. Dai, ma fammi vedere. Fammi vedere una volta sti giri, dai. Sta traballando un po' di più rispetto ad altre volte. No, ma il problema è sopra, ragazzi. Le spalle, l'eleganza, la manca... Qua stava cadendo. Che fluidità. Fa il tuffo. Tuffo. Oh. L'ha fatto meglio l'altra volta, raga. Sì. Non era più adesso aperta la schiena. Raccolto anche un po' le gambe. Forse non aveva spazio. Sì, io però vedrei un secondo pezzo, se fattibile. Ok. Io non saprei giudicare questa sfida, ragazzi. Quello fa un altro stile, proprio tutt'altro. Valutiamo un tennista e uno sciatore. Cioè, così, cosa... insieme. Raga, avete visto la Coppa Davis? Idona! Ole, 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 ole! Sinner! Piace? Non so, è simpatico, mi trasmette allegria, però non saprei sì. Giudicare il latino. A me sembra un po' ripetitivo, però forse... ma sempre quando ballano da soli... Il latino mi sa di ripetitivo, però. Da vederlo in coppia. Dai, vediamo. Un bottone solo. Ah, vabbè. Sì, perché quella deve... Tanto se la togli. Un, due, tre, tolto. Un, due, stress. Ma ne ho già viste tutte queste qua? Sì. Oh! Comunque ste pirouette le fa ragazzi, cioè il giro è incredibile, poi magari non sente la gamba di terra, il passo è brutto, no, però le spalle, l'asse. Però l'asse ragazzi ce l'ha. L'ansia che mi sale, quel piede ragazzi, quel ginocchio. Eccolo. Addominali. Celentano. Scusa se insisto. Però molti passaggi sporchi. Ah, l'ha fatto meglio questa volta, mi sa. Dai, il doppio anche duro. Questo era meglio, un po' meglio, sì. Io so che a lui alla gente a casa piace. Sì, quelli che non sanno di danza, lui piace. Perché comunque fa quegli elementi acrobatici e gira, anche se...
esteticamente sbagliato a livello di danza. Poi come mood, però cioè, gira e salta, capito? Quindi sì, la gente dice e poi il personaggio che fa tantissimo. E poi anche un bel ragazzo, un bel ragazzo, bodybuilder insomma. Quindi latinoamericano fa modern e modern fa latino, se fattibile. Sì, certo. Raga, improvvisazione. Praticamente lui deve fare modern e ha studiato modern, ha studiato classico. Piedi quando ha preso i passi hanno delle ciabatte, sì. però ragazzi, da un latinista di solito non te lo aspetti. No. Piedino. Mamma mia. Maria ride comunque. Poverino. Qua stava cadendo. Sì. Ma il cappuccio, ragazzi, è rimasto incastrato. Questo. C'era bello il salto, ma il ritorno. Ah. Ma cos'era quel tan level là dietro, raga? Cioè. Qua tutto tagliato. Tanto stava facendo. Annusatina. Lui manca di personalità, cioè non mi dice niente. Non... Nicola, quindi è latinoamericano. Bene. Eh? Non l'ho mai fatto, vabbè. Cos'è? Lui deve fare il latino adesso, si sono scambiati gli stili. Però lui non ha mai fatto latino. Ma come fai a improvvisare latino se non hai mai fatto latino? Ma poi come fai a giudicare una sfida così? Ma poverino, cosa fa? Fa così come me che quando prendo in giro improvvisazione di latino. Vai yeah. No, tizi, adesso invece improvvisa hip hop. Hip hop. Eccolo. Siamo qua, giochiamo. La difficoltà dovrebbe essere equivalente a reciproca, sì, giusto? Hai studiato un pochino di latino, no? No, mai. Nella scuola. Mai studiato. Zero. Improvvisazione. Vai, facci vedere. Ma raga, come fai ad improvvisare il latino se non hai mai studiato? Ma è impossibile! Ma questa canzone. Ma non puoi improvvisare se non sai benissimo lo stile. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm... Oh, madonna. Ma poverino. E quello non è latino. Per però forza, devi improvvisare. Però difficili quei giri sulle ginocchia. Ma lo fa tutti. Fai scene. Anch'io farei solo scene. Anch'io farei così. Uguale. Questo non è latino, ragazzi. Turaller, pirouette. Infatti c'è Todaro che dice... stai facendo? Tipo meglio che lui è con Todaro. Poteva fargli vedere due passi prima. Sì. Fa sempre così perché fanno sempre la stessa cosa. Vabbè dai, ci ho provato. Poi anche la musica non era per fare la no. Guarda Giovanna, Giovanna. È la prima volta che lo vedo sorridere anche con gli occhi. Erano così gli occhi. Ma se non ha aveva... detto che la musica per onestà non era esattamente quella di latinoamericano, ecco. Quello che ho detto io, la musica non è che era... Infatti secondo me gli è andato bene, così poteva fare altri elementi. L'unico percorso che ho avuto di latino è stato con Umberto qua dentro di poche lezioni, mi ero dimenticato sta cosa. Non ci sapevo il tuo percorso di latino come non sapevo il suo percorso di moderno. Lui moderno sicuramente l'ha studiato. Qualcosa c'è. Sì. Se fosse davvero una fattibile avere una comparata di entrambi gli stili... Ancora? Probabilmente sì. Sarei più leale nei confronti vostri. In che senso? Che lui fa un pezzo... La stessa cosa. Coreografia, una comparata, no? Gli darei del tempo se è fattibile da settimana parte vostra. Ma io prenderei un altro ballerino di modern e lo metterei in comparazione infatti, con Nicolas. Esatto, che e con lui metti un altro ballerino di latino. Metti giù contro Giovanni. Quindi è stata voi rimandata. Voi chi avreste scelto? Io che avrei scelto? Tutti a casa, tutti a casa. Tu sì, che sei un po' più carina di tutti. Tizi, tutti a casa, tutti a casa. Ah, l'hai già detto tu casa. se proprio devo scegliere, Nicolas, perché almeno mi sa fare il passo a due e posso gioire vedendo Elena ballare. Buonasera. Vai. It's time, ragazzi. Ah, speriamo. Dammi la maglia. Raga, l'avete visto scendere la scala? No. E ha guardato quella nuova e ha detto, ma tu che cazzo? Stai migliorando? E per il momento io non ti metto in sfida. Stai migliorando. Non. Cioè, Stella sì. Stessa prof, Stella sì, lui no. No. Ma no.
Ciao Pettinelli, mannaggia. Fa male, prima di tutto a te sì, che ti continua a tenere sotto la gonna della... Qui lo sfidante è venuto lì, chissà dove abitava, no? Si è fatto chilometri di viaggio per non fare la sfida. Ma tu perché devi per forza umiliare questo ragazzo? Facendo una cosa che non ha senso. Bravo Ludi. Bravo. Ti caranna, stai facendo una cosa che non ha senso e tu lo sai bene, vieni qua. Cosa sta facendo? Si mette in sfida lei. Ma perché, raga? Ma perché quando litigano si siedono sugli altri, sui tavoli? Hanno bisogno di affetto. Elena, non si capisce. Ma, no, io direi solo esclusivamente per coerenza nei confronti di Stella gliel'avrei fatta fare. Allora, a parte quello, io gli avrei fatto fare perché se tu credi così tanto a questo ragazzo, dici, fa la sfida, tanto vince. Holly è arrivato una serie di volte ultimo, Stella mai. Ma quindi che cosa... Tu... Stella mai ultima, lui sì. Dal punto di vista oggettivo, forse Holly meritava più la sfida di allora. Stella. Esatto, Holly la meritava molto di più. Io voglio chiedere anche la Cele. Sono qua, se devo fare la sfida la faccio, se non la devo fare non la faccio. Io non ho nessuna intenzione di farti fare la sfida, Holly. Brava, Lorella. Oh, brava. Dai, lei che stava già migliorando. Sì, sì, esatto. Ma anche tu mi pare coraggio zero, nei confronti di Sara, quindi non parliamo degli altri. Ma tu veramente non conosci vergogna? Tu non conosci vergogna? Oh my god! Ogni prof, in ogni giorno, ogni momento, può sostituire uno dei propri allievi. Certo. Perché hai aspettato questa sfida per sostituire Stella? Io non ho tu aspettato non hai questa... coraggio! Io... Tu! Dai, tizi, vai, anticipati. Come ti chiami? Alessandro. Hip hop? Sì. Lo conosci, Kumo? Sì, di vista. Mi ruba la battuta. Ti immagini si chiama Team, lo sfidante. No, vabbè. No, ragazzi. Dammi la maglia. L'ho sgualcita un po'. L'ho sgualcita un po', vedi che prima di consegnarla se l'è passata. Se devo andarmene. Quello che devo vedere, mi piace, ti voglio all'interno della scuola e non ti metto in sfida. Niente sfida. Bravo Alessandro che sei andato lì per niente, bravo. Perché non potevano decidere prima. Volevo almeno vederlo ballare. Non potevano decidere prima se mandarti in sfida, no. No, dovevo far venire te in studio lì per niente. Sganciare i soldi. Tutti quegli sfidanti, eh. Tutti, tutti. Pensa che divertimento, Rebecca Bianchi. Non aveva il piede stesissimo in quella foto. Secondo me era una foto a metà. Sì, vero, sì, che stava facendo ancora il developer. Sì, secondo me l'hanno scattato nel momento sbagliato. Ma perché metterla come... Ma perché non se ne intendono di danza? Ma... Sì, anche quello, non gliela mandare. Non gliela mandare. Non fare come noi stupidi quando facciamo gli articoli per la stampa. Che ci fidiamo. Che ci fidiamo. Non ricordo, beh. Ma sì, sceglieranno una foto, quella venuta meglio. Oddio, Orietta Berti. Dash. C'è una foto stra simile a Johnny Depp. Vero, di quando era giovane. Sì, quando era giovane. Chissà se anche lui troverà un Amber Heard nella sua vita. Spero di no. Gli caga sul letto. Gli caga sul letto. Cosa fai se torni a casa e ti trovi a merda umana? No, io sarei scioccata, cioè veramente. E se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Sì, grazie. Se sarai luce scalderai. Se sarai luna ti vedrò. Io ci sta mettendo anima. Sta mettendo tutto ma non voce. Io personalità. Beh, alla personalità, dai. Sono mica come Stella. Non è vero, Stella. Quindi ci mancherai. Ovunque sarai. Però se sei tempo ti aspetteremo. Ovunque sarò. E nel silenzio io. Oh, si sta emozionando. Non è una lacrima, è un brillantino, sì. Una lacrima le è andata all'insù, incredibile. Non conosce la gravità. Immagini. Se piangessimo tutti verso l'alto. Che ridere. Mi ha dato 10. 10? 10. Wow. Vai Australia. Ma che vai Australia? Se l'Australia perde, ai devi. Oh, grande squartate questi ragazzi. Nuova coppietta, loro due. Ma raga, lui il prossimo anno fa parte dei professionisti. Sì. Ma lo spero. Ma perché devono sostituire il tuo amore, come si chiama? Sebastian. No? Non c'è più. C'è l'altro ragazzo classico. Wow. Questa è un'audizione che dura un anno. Come se mi piace. Scarpe. Non so se mi piace. No, ma quelli no, in mezzo, no. Brutto, lento.
Vai, lascia le braccia, Isobel. Sì, infatti. Poteva lasciarle, per perché? Perché secondo me lui non riusciva a tenerle. Ma figurati, dai. Se le ha tenute perché non... Dici? Sì, per sicurezza. Parliamo di te però. Stavo pensando... Un do stress. Non l'hai detto. Stavo pensando. Ma no, ho pensato e basta. Tu sei quello che vorrei da grande. Oh, ma fai la brava. Angela. Angela, fai la brava. Fai la brava. Ah, caga. Io fai la brava è una cosa che non ho mai detto. Ma no, ma neanche al mio cane. Mi sentirei male solo a pensarci. No, al cane sì, dai. Brava, Flora, fai brava. Che voto hai dato? 10. 7. Allora. Dai, meno male che non gli abbia dato 9. Prendi questo come un consiglio, non è un giudizio, non sono il maestro gigante. Ancora. Sì, ma basta. Ho cercato di renderlo mio al 100%. Vabbè, per farla più tua, Mida, allora, intanto autotune, poi corsivo e siamo al 100% tuo. Eccolo. 100%. Eccolo. Ha già fatto. Ok, iniziamo bene. Comunque è sempre Tizia che fa gli interventi. È sempre toglie la maglietta. Bello quello stop, mi è piaciuto, molto musicale. Ora, ora. Solo con la bocca, però. Sì, sì, certo. Se spalle, però, quando fai giri. Ah, lei piace. Ti ha un po' tagliati i giri, ho visto poco. Più che altro la testa si è migliorato, perché ha questa cosa dello spot con totalmente fuori. No, è ancora fuori. Non riesce a correggerlo. Questo spot dove inclina la testa. Frizzante! Lui? E lui non è stato frizzante per niente per me. Aia. Giri malissimo. Spalle alle orecchie. Sì. Spalle alle orecchie? Cosa vuol dire? Spalle. Vuol dire spalle alte. Maria, dai. Su. Io spero che questa correzione la dia anche alla sua alunna. Sì, Marisol. Marisol, bravissima Marisol. Però questo difetto. Mi sa che l'ha già fatto. Maria, me ne va. Raimondo. Me ne va. Maria, me ne va. Tutto li puoi dire, eccetto che non c'è energia, che non è frizzante. Trova altre cose. No, vabbè, energia no. Boh, io non ho fatto tutta questa carenza di energia, no. Di frizzantezza, devo dire. Sui giri e sulle spalle sono molto d'accordo. Quindi io non vedo. Ci ma sono dai, dei ma cosa... Ma fammi parlare, fammi parlare. E tocca quando parla. Io non può andare a casaccio. Non sei ignorante. C'è la musica. Brava. Non può andare a casaccio. Voglio qualcuno che prende quella clip e gli fa un remix sopra con la musica techno sotto. Direi che hai anche carisma. Forse a volte anche troppo. La Cele ha visto una mancanza di carisma e lei ha visto troppo carisma. Mettetevi d'accordo. Sì sì, no, ma infatti secondo me la Cele, io non sono d'accordo con questa la Cele. Cosa? Autotune, I'm here. Ma l'inglese qua... Aia, ragazzi, si è fermato. Ah no, si è dimenticato il testo. Ma di nuovo? Di nuovo? Non ce la fa. Questa è la quarta volta, ma tanto arriverà fa posto. Primo, secondo, terzo, classifica. Fa posto, per Stella. Detto, sei uscita? Guarda, io che ancora dimentico il testo. E sono ancora nella scuola! Raga, sta steccando e l'auto non riesce nemmeno a metterlo a posto. Sta urlando, quello acuto. Io spero arrivi ultimo a sto giro. Sì, non è giusto, ragazzi. No, raga, cioè, ma gli applaudono. Sta steccando, non sa il testo. Non ci arriva, è troppo alta per lui. Oglietta! Vediamo, sentiamo un po'. Hai azzardato molto cantando con noi di Adele. Azzardato tanto. Tantissimo. Comunque un tono sotto forse te la cavavi meglio. Ecco. Vero. Dai, brava. Sì. Ti do 7 più. 7 più! Come l'ho fatto anche in prova, quindi credo che il voto sia giusto. Vai, Stash. Dai, cioè, ti prego, Stash, ti prego. Solitamente quando oggettivamente capita di far male una cosa, si sta zitti spesso, quindi il fatto che tu lo dica ti fa onore. Cioè, lo fanno anche uscire bene. No, ma io voglio sentire Stash, raga, dai. Balli male. Cioè, Stash voleva dire qualcosa, sì. L'hanno mutato. Raga, ha steccato tutto il pezzo, l'ha fatto male, non sapeva il testo. Cioè, peggio di così cosa devi fare? Ma la prossima volta io inciampo, lanciare il microfono, sbaglio nella coreo. No, fermi la musica, lo rifai. Non l'ho scelta io. Non scelta io la coreo. Però io ho deciso di accettare questa per una sfida. Perché è una sfida. Sì. Potevo semplificarla, però ho detto non sì, lo facciamo. C'erano 32 fuette. Io non ne so fare neanche uno. Però ho accettato la sfida. Lo so che non mi è venuto bene. Sì. No, ma bravo. Però 7 più, bravo. Cioè, ammetti di averlo fatto male. Che bravo. Questo ti fa onore. Ma i cantanti vengono sempre trattati diversamente. No, non è possibile. Cioè, il ballino deve essere perfetto. Se no, uscire dal proprio becca. Stile. Improvvisare latino. Senza aver mai fatto latino. Grande Gaia. Non era male Gaia comunque, eh. Brava. Finalmente stasera sto cazzi amati. Io ho capito cazzi amari per me.
su pazzi di su pazzi di. Su pazzi di te. Questo si capisce, sono pazzo di te. I voghi sono. Voghi. Vog. Vog. Una voglia riguta. Una voglia. E vodka da cesso. La voglia di andare al cesso? No. Di dove sei tu? Roma. Ah, è lui di Roma? È papà è napoletano. Ah, ecco, perché c'avevi la parte ritmica bellissima, funk del napoletano. Bell'accento romano. Cosa? Stascio. Una carezza. Grazie. A posto. Anche a me non è dispiaciuto, rispetto agli inizi che non mi piaceva per niente. Oh, anche lei parte di schiena, incredibile. Vabbè, vabbè. Beccati questo. Che si è smerdato così. Listen closely, cause no one talk. Quella. Bello. Raga, voglio... io voglio la sua tutina. Sì, voglio il suo culo. È precisissima, sì. Elegante. Oggi c'è appena, di più. Appena l'hai detto ha fatto un doppio passo. Appena l'ha detto ha fatto. Infatti non lo devi dire. Sì. Oggi forse c'è di più con lo sguardo, che l'altra volta l'avevano criticata per non avere abbastanza personalità. Madonna. Ci sono le mura invisibili, avete visto? No, peccato. No. Tutta questa in avanti no. Ma da come corsa indietro si vedeva già che aveva paura per quei giri lì. Perché ha corso e prima di girarsi li ha preparati così. Quella mi sembra che ha paura di sbagliarlo. Sì. Perché si... Si è chiusa. Si rigidisci. Girl, you're making it tough for me. Girl, you're making it tough for me. A me non è piaciuto, per me erano solo facce. La canzone era molto basic, tutti effetti sulla voce. Brava. E un grande applauso per lui. Ha dato 9. Grazie mille. 9. Per le facce gliel'ha dato 9. Oh, che carine. Che carine, sembrano sorelle. Sì, hip hop, vai Sofia. Mazza, loro due insieme una bomba. Yeah, ain't tryna be cool like you. Raga, sappiamo. Veramente sono uguali. Sì. Wow, che bello. E lei non stona niente. Wow, mi aspettavo la quello stesa. Che faccio con Tim. Anche io. Figo questo. Bellissimo. Bello. Finalmente qualcosa di nuovo a livello coreografico. Hanno delle balline così brave adesso lì in casetta e anche come professioniste che possono fare veramente pezzi belli. No, ma Sofia, guarda che precisa che è. E vederla vicino a Giulia te lo fa capire ancora di più. Vero? Raga, sono una fotocopia. Sì, capito? Sono uguali. Ma poi molto insieme, complimenti. Cambia veramente solo il colore della maglia. Sì. Raga, una delle coreografie più belle che Giulia abbia fatto ha ballato con lo pop. Specchio. Cioè, erano così insieme che è come... Wow. Brava. Wow. Bravissime. Questa figura piccolina ma potentissima. Sì, brava. Complimenti, brava. Grazie mille. Veramente complimenti. Sì, sì. Chi ha fatto la coreografia, dai? Bella la coreografia. E poi, raga, ricordiamoci che ballare di fianco a Giulia. L'altra volta Emanuele e Giulia ha fatto i complimenti per come aveva fatto la coreo di hip hop. E sappiamo che Emanuele sull'hip hop... Sì, ne sa. Ne sa. Mary Sol è seconda. Veramente forte. Giovanni, Gaia. Sofia seconda. Sofia prima. Sì, io più di Dustin, sai. Dustin l'ho seconda. Preferita. Marisol invece purtroppo ha sbagliato quel pezzo lì. Ci sta la terza posizione. Canto Alexanderplatz. Alexanderplatz, cos'è? Canzone tedesca? Vedi colpo nel mese di febbraio. È proprio tedesca sta canzone. Tu in quella casa. Puoi tradurre? Ah, devo tradurre? Stava parlando di questo è un posto a Berlino, molto famoso. E sta parlando del traffico, della gente che si vede lì molto, sai. Che vedi tante personalità diverse, perché comunque è una grande città. Hello! E lei lo racconta dalla prospettiva comunque di una che non è mai vissuta in una grande città. Ah, ok. Quindi sì, questo. Effettivamente quello che esprime è proprio quello che stai dicendo tu. Il traffico. Passi a piedi fino alla frontiera.
A Berlino c'è la frontiera. Beh, parla di Berlino quando c'era il muro. Il muro di Berlino. E la sera casavo sempre tardi. Ma c'era il coprifuoco, come faceva a tornare tardi a casa? Faceva le cose losche. Come se lasciamo questo pezzo, la mia spiegazione stupida. Rendersi che sotto una guarda che questa guarda cosa. Sì. Di... sì, sì, ovviamente non capiranno perché siamo troppo seri. È successo qualcosa, mi ha tenuto gli occhi incollati. È una voce intensa lei, molto particolare. Sì. Devi stare attenti nelle basse, ti timbrare di più. Ok. Oh, oh, oh! Giudizio tecnico! Raga, ma cos'è che ha detto sulle note basse e timbrare un po' di più? Sì, avrà detto una roba tecnica che noi non capiamo, però sono emozionato. Non l'abbiamo mai sentita prima. Però è una cosa che diciamo sempre, che nelle note basse, quando vanno giù, non ci piacciono mai. Se che vota conmigo sono una madrugada. Un'altra passatura. Giulia oggi balla di più. Ah, oggi si lavora, Giulia. Quarto diviso in due, sei un coltello nel petto. L'ultimo quarto di luna, il pavimento una lastra di... Boom, karate. Manu era tipo... Guardiamoci in faccia. Lui c'è sempre con gli occhi, con l'interpretazione, sì. Quando balla i passi a due. Poi è una morbidezza, ragazzi. Cioè, non balla per lui, no? Che solitamente nel passo a due, ragazzo, la ragazza tende sì. A ballare solo per sé. Anche con Isobel, l'altra volta mi era piaciuto. Sì, a livello di comunicazione, oserei dire che come ballerino, mi sa che lui è il più forte. Tra i maschi, dici? O tra tutti? Secondo me, in generale, a livello di espressività, anche Sofia è molto, molto migliorata, perché adesso che ha tolto, è meglio. Però lui, sì. A livello di espressività... Sì, Dustin, a me arriva poco dal come espressività. Sì, per Puma è importantissimo che la coreo sia interessante e sì. Che abbia qualcosa da raccontare. Se è solo sai passi, senza storia, ha difficoltà. Per amarti non ho l'età. Io non ho l'età per ballare, ragazzi. Non ho l'età per ballare, classico. Allora, è una canzone della mia generazione. Sì, sentiamola Berti cosa dice. Devi stare attento un po' all'intonazione, perché verso il finale era un po' traballante. Raga, Orietta. Sì, vabbè, a parte il 7 più a Holden. Vediamo qua Orietta cosa dice. Flavio di Gazzelle, però riscritta tutta. Cosa vuol dire che l'ha riscritta tutta? Che è un'altra canzone adesso. Ma allora non è di Gazzelle. Per tutte le stronzate che io ho fatto nella vita è impossibile umiliarmi. Un'altra settimana, Rudy che mi chiama. Oddio raga. Grande però, mi è piaciuto. Dai fra, bro, dai bro, fra, dai fra, fra, bro stai tra. E tutti insieme ori dai, ori dai, ori dai, ori dai fra. E tutti insieme ori dai. Ha detto è finita qua la canzone? Va così avanti adesso all'infinito. Che per arrivare in cima devi prima sdraiarti sul fondale. Doveva dirlo, faccio un culo così. Sì. Mi è piaciuta la parte su Rudy, poi... Hai perso l'attenzione. Tanto prima parte si riferiva a te, no? Sono onoratissimo di questa dedica. Lo sapevo. Tutti insieme, Oli dai, perché io sono stato spettinato dal coro di tutto il pubblico che... No, lo sapevo! Ce n'erano due che cantavano Oli dai, un parente di Anna, Gianni Pettinelli. Mamma mia, cattivissimo. Sì, effettivamente il pubblico non l'ha seguito molto. E tutti insieme, Oli dai! Vedi? Adesso seguono. Adesso lo seguono. Vedi che e tutti insieme. Oli dai, Oli, ce lo faccio io. Bravo Oli, vai. Oli vai. Oli vai. Stash. Oli dai. Bravo Oli dai. Fra. Fra. Rendila comunque una cover, non tenere solamente la top line e certo. La base di un pezzo. Della serie, non mi sei piaciuto. Sì. L'80% della canzone era Oli dai, fra. Come? I bassetti. Non ditemi che è quello di Tusi Gavales. No. Ma veramente? Ma il Giovannino? No. A dove? La gente impazzisce. Skip on. Terribile. Dovrei dimostrare di essere sensuale, provocante, ma non volgare. Compito di sensualità. Sensual. Bella sta canzone. Playlist sesso subito. Questa canzone è la playlist di tutti. Secondo me Nicolas la fa bene questa. Sì, Nicolas. Cioè l'addominale. La presenza, l'occhio. La presenza. È un buon azzo. Non deve stendere i piedi. Diventa tutto rosso, incredibile.
Vabbè, sì, questo la fa bene. Non c'era niente di... C'è un giro che l'ha aiutato, dai, l'ha aiutato. Sì. Musica. Dai, vai da Lil. E infatti guarda che imbarazzata. Questa discesa non mi piace tanto. Poverino, lui è troppo grande per questo divano. Sì. Secondo me stavo fissando questo. La cede. Però Umberto era molto più sensuale, sì, sul divano, sì, lui sì, è sì, statico, era un pezzo di legno. Anche questo. Cavoli. Cioè, ragazzi, l'ha tagliato qua. Poteva dare di più, no, mi aspettavo molto di più, da lui. Non so, ho detto, dai, ce l'ha facile, ce l'ha nel sangue. No, però... poca fluidità, poca sensualità. L'ho trovato molto patatone, ma soprattutto... Patatone? Dai, sì, però c'ha ragione. Anche comunque col viso, raga, teneva il contatto, poi a un certo punto l'ha perso per guardare dove metteva la mano. Però la faccia era stop. So serio e penso che stare serio basti a essere sexy. Bisogna essere intensi, che è una cosa un po' diversa, secondo me. Io l'ho trovato fighissimo, scusa, bellissimo. Abbiamo visto, come si chiama, Umberto lì? A parte Umberto prima, che era molto intenso, molto sensuale. Abbiamo visto Magic Mike, ragazzi. È un po' diverso. Cioè, quel momento in cui lui era sul divano a fare l'onda, non l'ha fatta, non l'ha fatta. Cioè, se non mi fai quell'onda lì, manca tutto. Cioè, tu mi devi sbattere con quel bacino, ragazzo. Mi devi sbattere. Se non mi sbatti... Qui stiamo parlando naturalmente di danza e la sensualità è veramente difficile. Non ho trovato quella sensualità che la danza richiede. Emanuele, lo puoi fare tu, per favore? Sì, esatto, esatto. Vediamo Madonna. Emanuele. Madonna. Da prendere la bacinetta. Grazie, grazie. Poi sei molto bello, cioè fisicamente sei bello, tutto quanto, ma è quello che esprimi... Cioè viene ripetuto ogni volta che sono bello, ma a me questa roba non, cioè, non mi interessa. Lo so, quella fa parte... Ma cosa c'entra adesso questo? Sta parlando della bellezza. Cosa. Preferisco che si commenti l'esibizione in sé. L'hai fatto male. Però questo l'hanno commentato. È anche... L'hanno commentato, te l'ha detto. Nella danza aiuta. Del genere. Ma cosa stai dicendo, Nicola Scuola? Non ho capito niente. Essere belli qui in questa coreografia è importantissimo. Cioè, è importantissimo perché è tutto sull'estetica. Sì, devi essere un bel ragazzo, devi avere un bel fisico per poter fare una cosa del genere e non risultare. Sì, se mettevi Simone faceva un sacco fatica. Certo, perché non ha quell'estetica lì. Non devi mettere da parte il tuo fisico perché è una cosa fondamentale. Lascialo parlare, ascolta il maestro. Perché gli parli sopra? No, questo non si fa. Parla di bellezza fisica nella danza, non parla di un aspetto da sfilata. Detto così, almeno io ho capito questo. Ha detto così, allora cerca di capire l'italiano. Se Nicolas non avesse il supporto fisico, tu non l'avresti preso. Bravo. È verissimo. Perché lo conosco da quando aveva 3 anni. Sì. Ha più personalità di tutti quanti, ha forza fisica, esplosivo, salta meglio di tutti. Salta meglio di tutti, dai. Guarda la cena. Dai. Siccome è stato giudicato da parecchi professionisti. Ancora questa storia. Adesso gli dice, guarda che lui va... In America. Non sa ballare però ha un bel fisico. Ogni volta ci fermiamo a questa cosa qua. Successo che lui ha un bel fisico. È arrivato un esterno che ha commentato i suoi addominali. Quello sbagliato, ma lì non si è lamentato. Lì si è fatto il figo e si è aperto la camicia. Non si è lamentato quando gli ha detto, dai, fai vedere gli addominali. Solo quando gli conviene fa tutta la sceneggiata. No, però non ditemi che sono solo bello. Della camicia. Perché io sono un ragazzo umile e non mi interessa per niente della mia bellezza. Scrivi ma nota sogno, divano, me core, perché magari fai. Ma questo era su un nome inedito? Sì. Ma quindi lui si è lanciato sul napoletano, adesso fa tutto napoletano. Adesso faccio vedere un filmato che ormai sono anni... No, hanno pulito casa. Palese. E sinceramente un pochettino non ne posso più. Non ne può più. È quello, raga. L'ho beccato prima che lo dicesse. Arriva il filmato sulle mancate pulizie. Ci sarà una padella. Con Angela così che indica la padella. Sì, che proprio prende la camera e la sposta. In ogni stanza, su ogni superficie c'è una padella sporca. Una persona tra i ragazzi non aveva più voglia di mangiare. Madonna. Non deve succedere, no? Sì, quando c'hai i topi sui tavoli ti passa la fame. Quando c'erano le mosche l'altra volta. A me non passa mai la fame, purtroppo. Ti mangi il topo. Sì. Che schifo. Io ho iniziato a rifarmi il letto che avevo 15 anni. Brava. Massimo, anche rispetto nei confronti degli altri. Degli altri, del programma, delle telecamere, della gente, cioè, a casa. Cioè, tu stai lì gratis. Della figura che ti fai davanti a tutti. Cioè, io non lo so.
po'. Ecco la padella, iniziato con la padella. Io voglio sentire Angela che si arrabbia adesso, ti prego, fomentate Angela. Niente, ma non ce la fanno a caricare le lavastoviglie. Ma quanti mozziconi... Ma quanto fumano? Ma raga... Veramente, con la forchetta lì per terra. Ma dai, no, ma che schifo. Dirò, alla fine le camere da letto sono le meno peggio. Sì, mi aspettavo alla, peggio. Alla fine c'è il letto non fatto, due vestiti sopra il letto. Schifo. Ma la cucina è fuori. Ok, questa camera. Una mosca. Oh, le mosche. La mosca dell'anno scorso. È ritornata. Ma le mosche della casetta dei amici sono delle ciccione. Cioè, sono dei mosconi. Mi immagino queste mosche. Non ce la faccio più a mangiare. Oh, non riescono più a volare. La vedi a pancia all'aria così. Oh, mangiate da. Bene, Gaia, Giovanni. Giovanni. Un maschio. Meno male. Che tra l'altro era quello che si è offerto a pulire, sì, la padella. Bravo. Un ragazzo ordinato. Lijoli, Marisol, Miu. Nicola e Sara. Oh, Lijoli. Questo. Ah, quanto è fiera di essere in piedi, eh? Nicola. Guarda quanto. Come guarda gli altri. C'ha le padelle qui. Le in testa adesso. Quando poi io ho parlato con loro, c'è stato tutto. Mi dà. Non dice niente, Mida. Non dice. Fai la brava. Non dice. Lo dice a Maria. Maria, Maria, dai, fai la brava. Intanto è un vero schifo. Applauso. Applauso, applauso, applauso. Ah, Mida in piedi, eh. Fai bravo, fai bravo, bravo, eh. Fai bravo, Mida. Non si può. Guarda, poi anche sì, l'atteggiamento di sfida, sì. Un po' in diagonale, con le braccia incrociate. Posso dire una cosa? No, stai zitto, ascolti. No, che poi Maria dice, bravo che l'hai detto. Di questo ti fa onore. Ti fa onore. Sì, cioè, dice, io lo so che sono sporco. Bravo, ti fa onore. Bravo che lo sai. Tutto il resto, la cucina, le padelle, io... Mi sento tranquillissimo perché il mio l'ho sempre fatto. Inquadrate gli giorni, voglio vedere la sua faccia. Ci sono dei nomi, per esempio, che non sono stati fatti di persone a cui io chiedo di aiutarmi a pulire la sera. La sera, come Nivea? Sì, di notte. Confermo che anche io non mi sento assolutamente... Cioè, c'è un quadro, no, che viene visto. Sì, sì, non è stato nessuno. E io mi permetto di dire che non mi sento per niente responsabile del quadro, no? Cioè... Lì giù lì. Che se la ride? Ha fatto sé, vabbè. Fai il bravo. Fai il bravo, bravo, Mida, dai, fai il bravo. Sono ridicoli, non è mai stato nessuno. È incredibile, poi si sporca tutto da solo. Quella casa... Secondo me ci sono quelli della produzione che entrano, sporcano apposta. Apposta, sì, 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 per fare... E loro, ah, sono stato io, ma questa padella dove... Ognuno di voi deve prendersi la responsabilità del proprio e della comunità. Perché se facciamo tutti così viviamo in un mondo orrendo. Infatti, giusto, discorso giusto. Verissimo. Sono l'ultimo arrivato, io sono stato tirato in mezzo. Hanno detto, chi mettiamo come terzo? Perché la produzione ha detto di dare un terzo nome. Arrabbiatissimo. Ah, wow. L'ho fatta io, c'ero io al microfono collegato con voi. Quello che sta dicendo Aile non è vero. Vero, assolutamente no. No, è vero il fatto nessuno che dei ragazzi, è stata fatta una nessuno dei ragazzi è stato chiesto di fare un terzo nome. A nessuno. Mamma mia. Non è vero. Maria l'ha zittito subito, sì, eh. Si è pure seduto. Sì. Ok, okay. Io non so chi credere, sai. Sì, lei sta dicendo che non sono stati obbligati a dare un terzo nome, ma hanno semplicemente chiesto chi non fa le cose e lui è capitato in mezzo. Se... No, ho detto questo, ho detto, beh, detto che è stato chiesto dalla produzione di aggiungere un terzo nome. Non è vero. No, 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 questo Maria, sono... Okay. Sta riscaldando, Maria. Nel video si vede mozziconi di sigarette, si vede la maionese. Video cioè, è parte di... No, non fuma, almeno una cosa... Quindi sicuramente non è stato lui, cioè. Beh, non devi fumare una sigaretta comunque, magari la accende solo e la mette lì. Se Miu ha smesso di mangiare perché gli fa schifo dove mangia, Miu? Ah, è stata Miu. Non è pensabile che una ragazza smetta di mangiare. È arrabbiata, quella, ragione, sì, è vero. Mamma mia, terrificante. E ieri tutti eravate d'accordo su quei tre nomi, sì o no? Siamo d'accordo? Se siete d'accordo, riditelo perché sembra okay, che... Ok, sono d'accordo. Oh, siete tutti d'accordo? Assolutamente sì. Oh, vai. Vai. Vai, Lil. Ma voi siete organizzati con dei turni? Vabbè, io non mi metto sicuramente a pulire i mozziconi di sigarette degli altri. No, assolutamente no. È solo da metterli nel cestino. Fate i turni tra quelli che fumano, punto. Avevamo appena iniziato con i turni, io ci tengo a dire che... Dopo due mesi iniziano con i turni. Nei primi due mesi primi no. Due mesi no. Con loro. Sembra che il problema della pulizia sia due mesi che vi viene detto, non sbaglio. Sì, 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 sì. Quindi non avete appena iniziato, è appunto. Da due mesi. Madonna Maria. Quindi un po' di palle non le potete dire davanti a me. Sì, stai dicendo balle. Abbiamo iniziato da così poco che il turno della mia stanza ancora non l'ho fatto. Cosa vuol dire? Devi aspettare il turno per pulire la tua stanza. Altrimenti lasci tutto sporco. Ah no, aspetta, guarda, il turno è venerdì, oggi siamo a sabato e devo aspettare la prossima settimana. Lascia tutto sporco. È il turno, ragazzi. Svolte, devi lasciare lo studio.
Come? Sì, perché Rudy era l'unico che... Ah, che gli ha ritirato la maglia. La sospesa. Abbiamo stabilito più volte di sistemare insieme, solo che purtroppo c'è gente in civile tra di noi e quindi... Va bene. Va bene. Mamma mia, che inferno vivere in quella casetta. Ma pensa mio che non mangia. Poverina, poverina. Roba. Io non ci avrei mai. Io penso che gli sbraterei in faccia al secondo giorno, raga. Cioè, gli prendi a botte. Un hot dog. Li prende come con i cani, con i cani che gli dici, guarda qua, dentro la padella. Sì, io faccio così, faccio così. Raga, deve farlo Kumo. Sono curiosa. Oh, non si vede che non l'abbiamo mai visto Kumo fare. Sta prendendo lo stile Kumo. Sì. Sì, sta entrando, sta entrando nel personaggio. È divertente da ballare questo. Sì, sì, carino. Molto divertente. Fattibile, secondo me, per lui. Sì. Noi a jukebox ci siamo scassati comunque. Sì, il bacio alla fine fa parte della coreo, sì. Vediamo se come lo fa. Io giudico tutto sul pezzo su quello. Se finisce così, se finisce così è, però... se lo fa bene, capito? Già allacciata, me la sono già allacciata. Ah, è vestito carino lui, dai. Sì. Umberto era scalzo, vero? Sì. Secondo me con le scarpe è meglio. Sì. Sì. Semplice. Però l'ha sostenuta bene. Cioè tutto quello che stanno facendo è molto semplice. Perché se la ride Emanuele? Secondo me per le facce le che facce fa. Le facce che fa Kumo, sì. Sta facendo un sacco di facce. Sì, perché non è proprio il suo genere, no. Lui solitamente è bello drammatico, bello intenso. La trovo un pochino legnosa, un po' bloccato, sì, eh? Sì, sì. Un po' un palo. È molto concentrato su fare la coreografia e non sbagliare, concentrato su di lei, però perde un pochino di qualità di movimento, di brillantezza, di scioltezza. Bacio? No, abbraccio. Ah, abbraccio, dai, mezzo punto. A me non verrebbe mai di baciare una sulla fronte. 10 anni più di me, no? La maestra... la maestra! Poi io ti ho dato il boogie, perché il boogie rispetto al jive è molto meno impostato, è più scialla. Invece ti avevo un cameriere. Lui è impostato. Sì, lui. Esatto, era. Cameriere. Sì. T'ho visto in difficoltà. Sì, un po', sì. Sì, era in difficoltà. Sì. Nonostante il pezzo fosse semplice, raga, non era difficile. Sì, non era complicatissimo. Oh, a me piaci sempre, me la vendi sempre, quindi... No, secondo me invece non l'ha venduta bene. Questo. Il fatto che fosse tutto il tempo veramente tanto dritto, col bacino tanto fermo. Gli mancava quel carisma di Nicolas che. Dove... che c'è, sì, quel sorrisino. Un po' di più. Grazie ragazzi per aver visto questa puntata. Ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Iscrivetevi al canale YouTube perché ci sono anche altri reaction che escono in questo canale. Ciao!